come puoi fare a generare traffico a pagamento verso il tuo sito, verso le tue pagine web, anche se magari hai poco denaro da investire? Questa è una domanda che mi arriva spesso, mi è arrivata anche l'altro giorno un'email: Marco, come faccio a generare traffico a pagamento verso il mio sito? Non ho tanto da investire. È una domanda frequente. Il punto è che il traffico a pagamento non va visto come un costo. Non bisogna pensare di dire: vorrei investire 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, 10000 euro in traffico. Certo, una volta che ho investito questo denaro, o non ce l'ho, oppure se ce l'ho magari mi creo un buco nel conto in banca, come faccio? Non bisogna pensarlo così, va visto come un investimento, un denaro che si investe per avere un ritorno. Quindi la domanda da farsi non è tanto quella di dire: ok, ho 2000 euro in banca, li metto in traffico, li do a Facebook, li do a Google AdWords. No, la domanda da farsi è: di questi 1000 euro che investo, quanti me ne tornano indietro? Che ritorno sull'investimento penso di avere? Quindi è chiaro che è un investimento che ha senso nel momento in cui io investo 1000 euro e me ne tornano più di 1000. Me ne possono tornare 1100, 1200, 2000, 3000 di quei 1000 che ho investito. Non va visto come un buco, un cratere che creo nel conto in banca, va visto come un moltiplicare ciò che ho già nel conto in banca. E quindi la domanda da farsi non è tanto come faccio a generare traffico, ma dove lo mando questo traffico? Ti devi focalizzare su cosa succede nel momento in cui questo traffico che hai generato a pagamento arriva su una tua pagina web, e a quel punto come viene monetizzato? Hai un qualcosa, hai una qualche offerta, hai un qualcosa che viene venduto a questo traffico, o immediatamente o dopo un po' di tempo, in modo tale da riuscire a monetizzare questo traffico? Perché se non ce l'hai, è inutile generare traffico. Il traffico non si genera così per sport, così per dire: ho un sito web, ci mando del traffico perché mi fa piacere averlo. Il traffico si genera perché si pensa a un certo punto di avere un ritorno su quel traffico che si sta generando. Quindi serve un meccanismo di monetizzazione. La via per riuscire a generare traffico a pagamento è quella di avere una qualche forma di funnel, di imbuto di marketing, che in qualche modo porta il traffico che si genera a venire monetizzato in maniera naturale. E anche se magari hai poco denaro da investire all'inizio, la cosa che puoi fare è investire in maniera ricorsiva, per cui magari investi anche soltanto 50 euro, 100 euro, da quei 50-100 euro inizierai ad avere un qualche ritorno nel momento in cui hai il tuo meccanismo di monetizzazione, e da quel ritorno vai, ciò che ti è rientrato, a reinvestirlo in traffico. E facendo questo gioco, man mano, la quantità di denaro che riesci a investire in traffico aumenta sempre di più. Quindi con un piccolo seme di investimento iniziale puoi arrivare via via ad avere un volume di investimento in traffico sempre più grande. Quindi il traffico a pagamento non è un costo, ma è un investimento. Focalizzati su dove arriverà il traffico, quindi su come verrà monetizzato, e investi in maniera ricorsiva. Io sono Marco Scabbia. Se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami una reazione, lasciami un commento, condividi questo post e ricorda: sempre avanti, senza mai fermarsi.